Buongiorno ragazzi, spero che vi sia piaciuta questa immagine iniziale di Pregi che va a fuoco, che sono riuscito a salvare, incredibilmente credevo di aver perso il file, e invece c'era, quindi questa è la dimostrazione che il buon Pregi è realmente andato a fuoco nel live di... scusate, nella prima prova di The Sims, e quindi insomma alla fine si è salvato e purtroppo lo vedrete ancora girare per casa, quindi direi che possiamo iniziare. Vi leggo in chat come sempre, vi saluto tutti e grazie per essere anche oggi così numerosi in questa mattinata abbastanza tranquilla, anche se io sarò costretto a fare durare il live un po' di meno del solito perché mi tocca andare a Londra nel giro di un paio d'ore, quindi fra un po' dovrò andare a prendere un aereo e se non chiudo il live resto a terra, quindi vi chiedo scusa se il live durerà meno del solito. Tuttavia, questo live è una sorta di live che ci porterà alla recensione, perché alla fine del live, qualche minuto dopo, pubblicherò la recensione del gioco, quindi scoprirete che voto ha preso e che cosa ne penso, ma ne parleremo comunque in diretta. Allora, Pregi è ancora nel mio matrimoniale? Purtroppo sì. Pregi, per qualche ragione, dorme nel mio matrimoniale e io ho rimorchiato una ragazza nel gioco, ma non riesco a farci niente perché mi sono costruito anche la casa più grande, vedete? Ma non riesco a farci assolutamente nulla. Questo è un file di salvataggio un po' indietro, non ho giocato soltanto con la famiglia Spazio Games, ho provato anche le altre famiglie presenti all'interno del gioco e purtroppo non riuscirete a vederci diventare anziani nel live di oggi perché ci vorrebbero troppe ore, però sicuramente potrete vedere un anziano che gira per casa, cioè il buon Tommaso che vedete qui, che sta leggendo, che è una cosa assolutamente... Adesso vado a togliere mezzo punto al voto del gioco perché Tommaso che legge è impossibile, a meno che non sia Topolino. Ah, no, giusto, sta leggendo un libro sulla cattiveria, perché così diventa più cattivo e otterrà una promozione nel suo lavoro di ladro. Allora, se mi dite che l'audio in game è troppo alto, lo abbasso, non c'è problema. Abbassato. Ora dovrebbe essere a posto. Ecco qua. Ok, purtroppo avendo giocato su di un altro computer e non sul portatile MSI da cui sto facendo il live in questo momento, le mie impostazioni anche dell'audio sono tutte cambiate e quindi devo riregolare. Allora, ci troviamo alle 2 di notte, Tommaso sta leggendo, in realtà dovrebbe fare streaming o giocare a videogiochi, ma... va bene, finché legge robe sulla cattiveria siamo tutti felici, mentre Pregianza mangia, questa è una cosa molto realistica. Andiamo a vedere, eccolo qua, che sta mangiando delle schifezze avariate, fra un po' gli verrà il mal di stomaco. Ed è arrabbiato anche, fantastico, facciamolo litigare con Tommaso. No, non è arrabbiato, è solo a disagio, vabbè, lamentati dei problemi. Allora, comincio a rispondere a qualche domanda che mi è giunta già nei commenti. Una domanda mi chiedeva in particolare qual è la carriera più redditizia all'interno di The Sims 4. E la carriera più redditizia è quella che ha intrapreso il nostro Pregianza, cioè la carriera dell'astronauta, che vi porta al livello 10 a guadagnare una cosa come 14.000 simlion al giorno, che è veramente una cifra impressionante. E per darvi un'idea di quanto sia redditizia questa carriera, le altre carriere con il massimo del livello possono portarvi a circa 10.000 simlion al giorno. Quindi 14.000, insomma, è un 40% in più rispetto alle altre carriere. Tuttavia, è anche una carriera molto difficile da cappare, perché non riuscirete a capparla se non avete l'abilità topo da biblioteca, il tratto topo da biblioteca che vi permette di studiare, perché per diventare astronauti bisogna leggere una svagonata esagerata di libri, oltre che diventare un mago del computer, insomma ci sono un sacco di cose da fare e quindi veramente è una carriera impegnativa. Altre carriere molto più semplici ma che possono risultare redditizie
possono essere per esempio le carriere artistiche, come quella dello scrittore o quella del pittore, che vi portano a un cap di 10 con credo 6.000 simili o una cosa del genere, quindi poca roba, però potete vendere le opere. Quindi potete vendere i romanzi, potete vendere i dipinti e quindi fare dei soldi extra. Quindi alla fine, con uno sforzo relativamente basso, perché non occorrono grandissime cose per cappare le carriere, si possono comunque guadagnare dei bei soldini. Dei bei soldini. Allora, anche pregianza legge, ho creato una tribù di mostri, tutti leggono. Vedete, Tommaso non dorme quasi mai sotto le coperte perché è pigro e quindi non si fa il letto, a volte non si mette il pigiama come in questo caso che sta dormendo in tenuta da giornata. Facciamo andare avanti intanto gli scappa la pipì, guardate come cammina. Ok. Allora, mi chiede Painkiller, ma l'albero genealogico, c'è modo quando crea una famiglia di impostare i rapporti tra i membri della famiglia? Sì, assolutamente. Quando crei la famiglia puoi decidere quali sono le relazioni tra i vari sim e quindi possono dormire nello stesso letto. I parenti non lo so se possono dormire nello stesso letto, a meno che non siano marito e moglie. Tipo fratello e sorella non credo che dormano nello stesso letto, cosa che non ho provato, sinceramente. Ok, i cheat non li ho provati ragazzi, ho giocato senza cheat, i cheat sono per nabbi, però magari prima di chiudere lo proviamo. Giustamente Italian Gamer dice se ci sono i rapporti gay e lesbo vuoi anche gli incesti, ma sono una cosa abbastanza diversa. Peraltro la polemica sul rapporto gay e lesbiche, non so se l'avete, sulla presenza di gay e lesbiche nel gioco, non so se l'avete sentita, perché si sono lamentati del fatto che nelle descrizioni dei sim che potete condividere all'interno della community era stato censurato qualunque riferimento alle parole gay e lesbica. Quindi se voi scrivevate nella descrizione del vostro personaggio che era un personaggio gay, questa cosa veniva censurata da Electronic Arts e questo ha creato una polemica che secondo me è una polemica veramente stupida, perché la serie dei Sims, lo sappiamo, è una serie che da sempre è aperta alle unioni omosessuali, quindi non si può certo accusare di essere una serie sessista o omofoba o qualcosa del genere. Io credo che lo avessero fatto semplicemente per evitare che qualcuno usasse le parole lei è lesbica, gay e lesbica in maniera offensiva. Quindi ora l'hanno tolto a seguito delle proteste e vogliamo scommettere che nel giro di qualche giorno arriveranno dei personaggi con la parola gay e lesbica usata in maniera offensiva? Io credo che succederà così, purtroppo. Purtroppo. Allora, spero che adesso l'audio del gioco sia accettabile. Intanto Tommaso pensa all'amore, pur essendo sempre incazzato, perché è sempre incazzato, e gli manca pochissimo, credo, per raggiungere il suo nuovo livello di carriera. In questo salvataggio credo che sia ancora a livello 1. Controlliamo. Controlliamo a che livello si trova. Eccolo qua. Raggiungi il livello 2 di malizia. Sì, dovrebbe ottenere una promozione oggi Tommaso. Mentre il buon Pregi deve entusiasmarsi per lo spazio per poter ottenere la promozione. Quindi lo facciamo entusiasmare per lo spazio con Tommaso, che non gliene fregherà una mazza, conoscendolo. Quindi togliamo dalla pila delle azioni Pregianza che balla, che comunque è una tristezza. Senza cappello da panda, poi non è credibile. Il bello che gli ho detto di ovviamente gli parla dello spazio e no, entusiasmati per il nuovo spettacolo? No, voglio entusiasmarmi per lo spazio anche con lui. Altre scelte. Non me lo fa fare. Niente. Vabbè, toccherà aspettare. Vedremo la promozione di Tommaso. E io sono già stato promosso.
No, in questo salvataggio qui no. Quindi devo raggiungere il livello... No, no, sono già stato promosso, assolutamente, sì. Perché il primo compito era di... Mi chiedeva di giocare a videogiochi. Vedete, c'è anche una sorta di Jimbo, in stanza di pregianza. È una cosa molto carina, che è presente, era presente in The Sims 3 ed è presente ovviamente anche in The Sims 4, è la modalità telecamera, che mi permette di andare a esplorare i segreti più intimi dei nostri sim. Guardate che bell'uomo. Guardate che bell'uomo. Io ho la faccia scimmiesca creata da Tommaso, delle sopracciglia che sembrano quelle di Elio, di Elio le Storie Tese. Ma va bene. Torniamo alla modalità gioco e facciamo andare nello spazio il nostro pregi. Manca Kim, sì, purtroppo gli animali non sono presenti, non ci sono i cani, non ci sono animali e non ci sono le auto, ragazzi. Cosa veramente, veramente orribile. Non ci sono le auto in The Sims 4. Ci sono, nel senso, ci sono come, diciamo, coreografia, cioè ogni tanto in città vedete passare le auto, ma non ci sono come oggetto, come strumento utilizzabile all'interno del gioco. Tant'è che per andare in città l'unico modo è chiamare un taxi, e questa è una delle grandi limitazioni del gioco. Ora, visto che dobbiamo un attimo fare il punto della situazione prima di pubblicare la recensione, vi dico che cosa penso di The Sims 4 e quali sono i suoi pregi e i suoi difetti. Allora, intanto c'è una tipa che passa qua. Chi è? Chi è questa? No, è sparita. Vabbè. Allora, partiamo dai pregi. I pregi del gioco riguardano principalmente il sistema di gestione dell'umore, che era già presente in The Sims 3 ma che è stato affinato. Come potete notare, i nostri sim entrano in continuazione. Intanto cerchiamo, diciamo a pregianza, di trovare una formula che forse gli permetterà di... Infatti ha aumentato un piccolo... ha tenuto 50 simili in più. Dicevo, il sistema di gestione dell'umore, come potete notare, è indicato dal colore dei nostri sim. Quindi nel mio caso il mio sim è felice, pregianza è fiducioso, mentre Fire Dragon è addormentato. Vabbè, questo non è uno stato emotivo, è semplicemente addormentato. Io, essendo felice, posso fare diverse cose. Quindi a volte cliccando su degli oggetti, che non sono questi, ma vediamo se... cliccando anche su me stesso... o su un altro sim, per esempio, che adesso magari vado a incontrare qualcuno, non la vecchia che cammina qua, ma andiamo a incontrare questo sim qua. Ehi, si spostano troppo in fretta. Presentazione amichevole. Sono tutti spariti. Comunque dicevo, cliccando su di un sim o cliccando su di un oggetto, quando sei in uno status, tipo quello di felicità, mi permette di accedere a delle opzioni diverse che altrimenti non avrei potuto attivare. Questo sistema è attivato in continuazione, questa è una gran bella cosa, perché praticamente si è spinti continuamente a sperimentare nuove cose, e questo è molto molto bello. Un altro aspetto che è apprezzabile è il nuovo sistema di creazione delle case, che avevamo visto la volta scorsa, che vi permette, per esempio, di creare delle stanze a partire da prefabbricati, come vedete. Quindi, in pratica, la costruzione della casa è semplificata, anche se nelle mani di una persona assolutamente incapace come me si creano questi obrobri che sembrano fatti da un architetto sotto acido, ma va bene così. E poi un'altra cosa molto, molto carina è il nuovo sistema di creazione dei sim, che permette una massima personalizzazione del nostro personaggio e lo rende ancora più bello rispetto a The Sims 3. E questi sono gli aspetti positivi. Poi vabbè, naturalmente il gioco è molto divertente, vi fa ridere tanto, è pieno di ironia, è una droga, continuate a giocarci, insomma, se vi fate prendere dal gioco non lo lasciate più. Questo è l'aspetto, uno degli aspetti fondamentali, ma è sempre stato così nella serie The Sims. Gli aspetti negativi. Allora, anzitutto, tanto lasciamo dormire Tommaso, anzitutto il gioco è vuoto, quindi
voi quando comprate The Sims 4, lo pagate 70 euro, trovate all'interno un gioco privo di qualunque fronzolo, cioè è il gioco base. Questo ce lo aspettavamo perché è sempre stato così nella serie The Sims. Anche The Sims 2 e The Sims 3 erano dei giochi relativamente vuoti. Il punto è che ogni anno aggiungevano qualcosina per rendere il titolo più completo. Quest'anno non l'hanno fatto, fondamentalmente ci siamo ritrovati un gioco, diciamo dal punto di vista dei contenuti, veramente molto molto vicino a The Sims 3, con addirittura qualcosina in meno, cioè sono spariti i bambini che gattonano e sono sparite le piscine. Cose non gravissime secondo me, perché alla fine, diciamo, dei bambini che gattonano chi se ne frega, delle piscine, è vero, non possiamo far annegare i sim, ma muoiono in tanti altri modi creativi, quindi fotte sega. Però comunque è una cosa che va notata in un gioco, ripeto, che costa 70 euro. Un'altra cosa che assolutamente trovo inconcepibile e che è veramente grave, secondo me, è l'enorme passo indietro compiuto dal gioco nei confronti delle funzionalità free roaming che erano presenti in The Sims 3. Ovvero, e ve le mostro subito. Ora prendiamo il nostro Fire Dragon, che ovviamente è, vabbè, adesso lo facciamo mangiare se no mi muore di fame. Lasciamolo mangiare. Praticamente, appena il nostro Fire Dragon finisce di mangiare, e non sta mangiando per qualche ragione, probabilmente perché è sporco e infatti, cioè puzza e non vuole mangiare, parla lui che fa scorreggiare il cane in ufficio, ma ok. Ok, è uscito a fare cosa? Darà mica va a lavoro? Oddio, va a lavoro, mi muore di fame. Ok, Pregi è stanco morto, come sempre. Facciamolo dormire. Devo affidarmi a me stesso allora, a me medesimo. Sta succedendo qualcosa qua. Oh cacchio. Oh cacchio. Si è rotto il frigo. Mannaggia, tutti questi imprevisti, proprio quando volevo mostrarvi una cosa, vabbè. Comunque, l'idea che volevo mostrarvi era la seguente: appena mi rientra il mio personaggio dal lavoro, facciamolo tornare, dovrebbe tornare tra qualche minuto. Eccolo qua. Molto bene. Allora, quello che mi preoccupa è che se io volessi andare a trovare qualche vicino di casa, io devo premere visita la residenza. Devo aspettare un caricamento e quindi ritrovarmi dopo il caricamento nella casa di fronte alla mia strada. Questa, ragazzi, è una stronzata, perché nel vecchio The Sims era possibile visitare il proprio quartiere semplicemente camminando. E questo non è bello, assolutamente. Cioè, per quale motivo togliere il free roaming, quindi togliermi la possibilità di esplorare il quartiere, mettendo una cosa del genere, cioè un caricamento da una casa che sta di fronte alla mia. Cioè, se io adesso voglio tornare a casa, tanto facciamo chiacchierare, è stanco, pregi, andiamolo a casa. Se devo tornare a casa, devo rifare il caricamento e aspettare di tornare a casa. Questo è assolutamente assurdo e non vale soltanto per il vicinato, vale per qualunque cosa. Quindi se io volessi andare a visitare la città, quindi a visitare la biblioteca piuttosto che il museo o il locale notturno o anche cos'ha, pregi, vuole dormire, facciamolo dormire, va. O anche la palestra, insomma, tutti i luoghi che si trovano in città, caricamento. Se voglio andare al parco, caricamento. Se voglio cambiare quartiere, caricamento. E questo è, secondo me, una scelta pessima, perché la direzione di The Sims, a mio avviso, era quella di diventare una sorta di costola, chiamiamo così, o quantomeno di simulatore di vita di quartiere. Avvicinandosi concettualmente a SimCity,
Ovvero, i Sim sono stati inventati da SimCity, non da The Sims. Cioè, nella serie SimCity, in particolare in Sims 4, erano presenti i Sim che giravano all'interno della città. E da lì poi è nata l'idea di trasformare questi Sim, che erano dei pupazzetti che giravano senza motivo all'interno della città, in dei personaggi giocabili. Questo funzionava molto bene, e l'idea era quella che prima o poi SimCity e The Sims sarebbero diventati una sorta di parte l'uno dell'altro, insomma, dalla grande città si poteva creare il quartiere, dal quartiere andare a lavorare con i Sims, a giocare con i Sims. E ovviamente non sto dicendo che Electronic Arts aveva intenzione di rendere The Sims e SimCity una cosa sola, sto dicendo semplicemente che concettualmente, diciamo, i due giochi nascono l'uno dall'altro, e quindi io mi aspettavo una sorta di evoluzione in questa direzione. Quindi creare una città che è visitabile dai miei personaggi, quindi vivere SimCity dall'interno, dal punto di vista del personaggio. Questo non è stato fatto, anzi, in The Sims 4 è stato fatto un passo indietro. Tutto quanto è unito da un caricamento. E questo, secondo me, è un aspetto estremamente negativo. Estremamente negativo. Quindi avrete capito, certamente, dopo una settimana e mezza che ci sto giocando, che il gioco non è un capolavoro. Non è un capolavoro, ma non è neanche un brutto gioco. Anzi, io lo ritengo un gioco estremamente divertente, estremamente bello, perché sono convinto che poi con tutte le espansioni questo gioco diventerà eccellente, ma dal punto di vista concettuale è una delusione, perché non si muove in quella direzione e decide addirittura di fare un passo indietro. E non lo approvo, non mi piace. Non mi piace. Chiuso questo capitolo sul grande difetto, ribadisco, vi divertirete un mondo a giocare con i Sim, in particolare se create gente che conoscete, come nel nostro caso, perché Pregianza, voi non lo sapete, ma Pregianza soffre di mal di schiena e per qualche motivo, anche se io non gli ho detto nei tratti che lui soffre di mal di schiena, anche perché non c'è il tratto soffro di mal di schiena, per qualche motivo lui si alza spesso col mal di schiena e ogni volta che succede mi viene da ridere perché dico, questa è pregianza, assolutamente. Intanto arriva il Totovoti. Arriva il Totovoti, Loghain, Magic Tony, Slades 98. Provate a inserire il vostro voto previsto nella scheda del gioco su Spazio Games, così poi vi beccate dei punti se indovinate il voto. Perché c'è l'opzione indovina il voto. Se voi dite che prenderà 7,5. Lucidra dice 8,5. 7,4 non lo diamo perché diamo voti soltanto con il mezzo punto. Quindi il mio è stanco. Ha bisogno di divertimento. No, il mio è un po' stanchino, sì. Pregianza ha bisogno di divertimento, lo faremo ballare appena si sveglia. Quindi ragazzi, questo è il punto su The Sims 4. Secondo me è un gioco che poteva dare molto di più, ma che purtroppo per qualche scelta discutibile, a mio avviso, non è quel titolone che ci aspettavamo qualche mese fa. E questo è un peccato, è un peccato. Lucidra amici, cosa sono le news speciali? In che senso? Quali ti riferisci? Sistemiamo il frigo, sì, non vi preoccupate. Anzi, prima facciamo aggiustare il frigo a Pregianza, che ha una ottima abilità manuale. Visto che è senza fidanzata, ha per forza un'ottima abilità manuale. Questa battuta me la farà pagare, ne sono convinto. Anzi, facciamo lavorare il pelato qua. Ripara, vai, che forse magari si prende la scossa e muore. Vediamo. Non è morto. Allora lo facciamo anche asciugare. Va, che bravo. Una vera massaia. Questo ve lo lascio come immagine. Butta via anche tutto. Anzi, facciamolo ravanare Lo facciamo ravanare nella spazzatura.
Vediamo, vediamo. Oh, si è messo ad asciugare anche il water. Bravissimo. Eccolo. Guardate che bella immagine. Anzi, sapete cosa vi dico? Salvo un po' di immagini che userò nella recensione. Quindi voi che seguite il live in diretta vedrete le immagini che saranno pubblicate tra qualche minuto nella recensione. Magari riesco a fare anche una foto di Pregi con dietro il panda. Vediamo. Vediamo se ci riesco. Guardate che bell'uomo. Tac. Ok, la foto l'ho fatta. Molto bene. Hai provato a creare una famiglia con figli? Non... Allora, mi chiede Tony DM91, se non ci sono neonati, nascono già di 5-6 anni? No, i neonati ci sono. Mancano i bambini gattonanti, quindi nel momento in cui il bambino comincia a muoversi gattonando per la casa, in realtà questa fase non c'è. Dal neonato passa al bambino, quindi al bambino, 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 insomma. I bambini ci sono. Ci sono i neonati, ci sono i bambini, manca la fase intermedia. Oddio, Lucidran, mi coglie alla sprovvista, queste cose non le so, prova a chiedere sul forum. Davvero, mi spiace. Sì, alla fine magari li provo, però salvo perché i trucchi mi stanno abbastanza sulle balle. Qualunque forma di trucco, infatti, Clio Make Up mi sta veramente... Facciamolo ballare, dai. Facciamolo ballare. No, sì. Ah, mette a posto le cose, lui. Incredibile. Balla. 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 Yeah. Guardate che... Con questa faccia. Ma è una cosa tristissima. Guardate che faccia. Bellissimo, faccio un sacco di fotografie. Adesso ride in maniera malvagia. Allora, sugli strumenti musicali. Gli strumenti musicali ci sono. Il pianoforte non lo so se c'è. Sicuramente c'è la chitarra. E forse c'è il clarinetto, non mi ricordo. Vediamo un attimo qua negli oggetti. Pianoforte non mi ricordo se c'è. Pianoforte c'è, ecco, ce ne sono due. Pianoforte a coda e pianoforte antico genio classico, che fanno anche arredamento. Comunque gli strumenti musicali, vediamoli. Ci sono svariate chitarre, il violino. C'è anche uno strumento a fiato, se ricordo bene, ma che si sblocca con una carriera, forse, non mi ricordo. Ah, questa è una... per esempio il Bartiki è una dei contenuti extra rilasciati nell'edizione deluxe, che, ripeto, francamente, per quella cifra, cioè, è vero, mi dà il bar, però chi se ne frega del bar? Comunque mi fai pagare il gioco 70 euro. Ok, chiudiamo un attimo... Un'altra cosa che non ho capito, sti, sto spostando finestre qua. Ops, ho messo le imposte al contrario, ok. Un'altra cosa che non ho capito è per quale motivo la bacheca delle notifiche non si svuota da sola, si riempie di notifiche fino ad intasarsi e poi sei costretto manualmente a premere il tasto cestino. No, non vado a Londra a vedere Assassin's Creed, anche perché Assassin's Creed lo presentano a Parigi, ragazzi, quindi ci andrà a Pregianza prossimamente. Anche perché sarebbe stato stupido presentare Assassin's Creed a Londra, visto che l'azienda è francese e il gioco è ambientato a Parigi. Non posso dirvi cosa vado a vedere, ragazzi, perché è un evento super protetto, in esclusiva, e siamo in esclusiva italiana, questo lo posso dire, quindi... Le informazioni sul gioco misterioso le vedrete soltanto su Spazio Games, gli altri sono informazioni copiate, quindi original.
ma non vi posso ancora parlare di niente. Mi hanno proprio detto, se lo dici sui social network o live, cosa vai a vedere, ti tagliamo gli zebedei. No, davvero ragazzi, non posso darvi un indizio, non posso dire niente, sono proprio molto severi su questa cosa. Allora, continuiamo. La foto l'ho fatta e farò una foto anche a me stesso. Si possono fare i selfie? Sono convinto che si possano fare. No. Vediamo cosa gli manca al buon Fires per ottenere la promozione. Deve fare deve raggiungere il livello 2 di forma fisica. Perfetto. E visto che sono bastardo, lo mandiamo a fare jogging. Così otteniamo una delle immagini più belle di questo streaming. Cioè lui vestito con la tutina che va a fare jogging. No, non si è messo la tutina. Ah sì, se l'è messa. Bug. Ci sono un po' di bug, alcuni sono davvero molto divertenti, tipo il bug dei bambini, non so se l'avete visto, guardate, cercatelo su internet perché fa veramente ridere. Praticamente si è scoperto questo bug che vi permette di vedere i bambini deformi, e è una cosa fantastica. Ah, fatti prendere. Eccolo. Ah, che cosa strana, questa non l'avevo notata. Praticamente c'è la possibilità di seguire il sim, ma non di seguirlo in modalità telecamera. Quindi per fare una foto decente dovrò metterci un po' di impegno, perché non sarà facile. Andiamo giù. Ma no, si è già cambiato. Mannaggia lui. Vai a fare jogging te, di nuovo. Ok. Si è rotto qualcosa intanto in casa, la musica. Sto facendo screenshot. Intanto è arrivato il postino. No, non è arrivato il postino. Dai, torna indietro. Bravo, vieni qua. Vieni che facciamo una foto. Vieni, bello lui. Guardate che faccia allegra che ha. Bellissimo. Ok, a posto. So. Allora, lo vedrete con tutta la sua simpatia. Fimps. Che probabilmente comincerà. Ecco, si presenta già male. È uno simpatico. Davvero uno simpatico. Lo possiamo deridere anche. Ah. Tanto pregianza si fa da mangiare. Io dovrei svegliarmi tra qualche minuto. Vi faccio anche vedere la tipa, magari. Anche se dovrò andare a lavoro tra poco, credo. Arriva una roba da dietro che mi dice: quale tipa? Fabri, ti tradisco nel gioco, mi spiace. Mi tradirà anche lei, dice. Va bene. Nel gioco, spero. Ok. Ah, una cosa già presente negli altri sim, ma che qua è molto divertente, è possibile cambiare il colore delle luci. Quindi, per esempio, possiamo trasformare Casa Spazio Games in un bordello. Eccolo qua. Che cosa orribile. Va bene. La camminata un po' frufru me l'ha fatta Tommaso, quindi non badateci. Che felicità. Ma che panza che mi ha fatto. Bausu Forbe.
Ok, faccio un po' di foto. Una più brutta dell'altra, quanto vedo. Il gioco non va a scatti, sto semplicemente facendo foto, quindi. Allora. Vediamo un attimo se ancora, ragazzi, c'è qualche domanda, altrimenti mi avvio verso la chiusura perché devo veramente fare la valigia e andare via. Ah, ho scurreggiato? Sul serio? Nel gioco. Peraltro fa schifo sta casa, è sporchissima. Porca vacca. Ok, abbiamo pulito. Dovrei chiamare la cameriera ogni tanto. Oh, è arrivata la mia tipa. Yes. Vieni, vieni, vieni. Credo sia la mia tipa questa, sì. Direi proprio di sì. Abbracciamola. Pipipi. Lei mi manda i bacini. Facciamo un po' di azioni romantiche. Battuta di abbordaggio. Dovrei entrare nello status flirtante, eccolo qua. Praticamente se entrambi i personaggi sono flirtanti, molte azioni riescono in maniera più semplice. Molte azioni legate ovviamente al... Stiamo limonando. Limono duro! Grande! Ok. E vediamo se riusciamo anche a trasformare questa cosa in qualcosa di hot. È mezza cinese anche la mia fidanzata in questo gioco. Bacio appassionato. Ops. Vediamo. Oh, va. Bellissimo. Ottimo. E lei è diventata tutta hot, quindi vediamo se si riesce... Ecco, finalmente, forse si riesce a fare. E vediamo se c'è il bug. Lui deve andare a lavoro? Sul serio? Che sfiga. Vabbè, comunque questo è un bug, avete visto? Gli ho chiesto di fare fichi fichi. E lei è rimasta lì perché non, per qualche ragione non va a letto. Intanto ce l'ho il letto matrimoniale, ma non funziona. C'è un bug. Sì. Ma come non c'ho voglia? Mi dice di sì, ma poi non va. Poi vabbè, voi donne non si capisce mai niente. Che cosa volete, che cosa non volete. Magari c'ha le sue cose. C'ha mal di testa. Hanno sempre mal di testa le donne. Oh, questa foto la facciamo, va, guardate che ride malvagiamente mentre fa la cacca. È fantastico, è proprio lui. Bellissimo. Possono morire i sim? Chiede 10 Solid Snake 10. Sì, possono morire i sim. Arriva la morte col cellulare, manda un messaggino all'inferno e poi ti manda proprio a quel paese, letteralmente. Prova a spostare il letto, questa potrebbe essere un'ottima idea, perché forse, è vero, potrebbe non riuscire a salire sul letto, allora forse non è un bug, ci proviamo ragazzi prima di chiudere il live, tiro avanti tutto, lasciamo che Fires muoia di fame, non lo so, vediamo, aspettiamo che il mio sim torni dal lavoro, magari lo faccio tornare prima. Questo non è autoreferenziale, non riguarda il gioco. Ho detto c'è un bug e mi dice bug da segnalare, ma è perché sto facendo il guru informatico. Quindi segnaliamo il bug, la cosa mi renderà più stanco, ma mi otterrà un piccolo rendimento. Fires già comincia a farsi odiare, come sempre. Ok. Non voglio uccidere i sim, ragazzi, perché mi sono affezionato ai sim.
Anche se potrei chiudere il live salvando, così non rischio di rovinarmi la partita e magari uccidiamo un sim a vostra scelta. Lo faremo morire di stenti. Io sono tornato. Come faccio a farlo morire? Ma non fatelo morire! Arriva dall'altra stanza, arriva la. Così vediamo la morte. Allora, intanto la tipa è tornata. Facciamola entrare, va. Mi invita a entrare. Vediamo se il mio sim torna. Intanto si è rotto il televisore. Ripariamolo. Ok. Tutti vogliono uccidere Tommaso, chissà perché. Tanto Tommaso ci sta per provare con la mia tipa. Maledetto. Tanto per cambiare. Un buon motivo per ucciderlo, quindi. Tornato Pregianza. Che puzza. Pregianza puzzolente. Facciamolo lavare. Fai la doccia. Vediamo di vedere se funziona il sistema del fichi fichi a questo punto. Allora, ok. Sono tornato a casa. Sfoghiamoci con la tipa così. Dovrei ridurre la tensione. Un po' di abilità carisma, vedete? Puzzolanza, giustamente. Pestilanza. Bellissimo, ragazzi. I nomi che trovate a Pregianza ogni volta sono fantastici. Vediamo se. Se riusciamo a combinare qualcosa. Ma cos'ha il mio sim? Ha bisogno di divertimento, forse. Bacio appassionato. Ok. Accarezza la guancia, cacchio, sbrigati, quanto ci vuole? È la storia della mia vita questa, veramente. Bacia. Ci sto provando in mille modi. Ah, quel paese! Ok, questo è bellissimo. Arraffiamo il sacchetto. E conteneva denaro contante. Vedete, la carriera di ladro di Fires sta procedendo. Facciamo una domanda spinta che le donne apprezzano sempre. Giusto? Fai baciamano. Oh, vediamo se adesso si è sbloccata l'abilità fichi fichi. Visto che ho spostato il letto. Oh, sì, funziona. Grandi, era proprio il problema del letto. E ora, come sempre. Vai. E questo è il fichi fichi del gioco. Ma non devo andare sul romantico, avete visto? La domanda spinta ha funzionato. Ok, finiamo questa cosa abbastanza patetica. Qui mi sono già addormentato. Lei si riveste e forse se ne va. Se no la mandiamo via noi. No, non se ne va, se ne va.
Ottimo, ottimo. Ora devo proprio andare, grazie per la compagnia. Aspettiamo che torni Tommaso e lo uccidiamo. Intanto salvo. Salva. Vediamo se torna. A che ora finisce di lavorare? Vediamo subito. Finisce, finisce, finisce. Alle, alle, alle. Ah, ecco. Alle 3 di notte. Benissimo, è già stanco, quindi tac. Vediamo se il vecchio trucco funziona. Allora. Costruiamo il muro. E a questo punto lasciamo che la natura faccia il suo corso. Tac. No, è passato attraverso! Ma... No, aspetta, adesso mi sono rotto le balle. Toh, tieniti la tua piantina. L'ho chiuso? L'ho chiuso, l'ho murato. Murato vivo. Benissimo. Togliamo i muri, così vediamo che cosa succede all'interno. E ora trasformiamo The Sims in un horror. Lui intanto guarda il cellulare come se nulla fosse, non si è accorto che è in una trappola mortale. Fra un po' crollerà sul pavimento dal sonno. Ho salvato, sì ragazzi, ho salvato. Lo faccio solo perché me l'avete chiesto, perché non mi piace uccidere i sim. Hai sonno, eh? Vedi a fare streaming cosa succede. Che ti metti a chattare sul cellulare e poi muori. Che cosa faccio? La disperazione. Intanto lui pensa a me e dice: ma perché mi hai chiuso qui dentro? Pregianza, mi manchi. Devo mettere un caminetto? Vediamo se riesco a metterlo. Va bene. E delle sedie di legno. Mettiamo una poltrona, va. No, perché... Ok. Cos'è successo? Avete visto? No. Un bug esagerato. Sul serio? Un bug esagerato? Allora, adesso, visto che siamo riusciti a farlo addormentare, a posto. No! Ma è incredibile! È incredibile questa cosa. Dov'è adesso? Porco zio. Cioè, se ricostruisci un oggetto sopra, lui automaticamente finisce nel... Dai, vai a dormire. Oh. Finisce nel... nella strada. Ah, giusto. Togliamogli anche il letto, va. Ok, lasciamolo andare. Ma
Ora sta per crollare. È svenuto. Benissimo. Dorme col culo per aria. Sta per morire di fame. Mentre il mondo intorno a lui scorre in maniera assolutamente indifferente. Eccolo qua. Adesso appena metto il culo per aria e scatterò una foto. Eccolo qua. Guardate, guardate che bella foto. Tac. Bellissimo. Ora, aspettiamo che muoia. Tra un po' se la farà anche addosso. Chissà se muore prima di fame o se la fa addosso. Eppure è divertito. È duro a morire comunque, quest'uomo. Adesso lo vedremo morire come muoiono i veri uomini. Cioè facendosela addosso. Ha fame. Ok. Sta per arrivare il momento in cui la sua vescica esploderà. Sentirete proprio il boom della vescica che esplode. Eccolo, 3, 2, 1. Eccolo. Se l'è fatta addosso. Facciamolo pulire intanto. Che schifo. Ok. Vediamo che cosa succede. E dai, sbrigati a morire. Che devo andare a Londra. Continua a svenire ma non muore. Ok, aspettiamo ancora un po'. Oh ragazzi, non muore, è incredibile. Non vuole morire. Non posso uccidere il mio sim. Oh, si è bloccata. Cioè non va più neanche giù la fame. Ok, Fires è immortale. È immortale, abbiamo capito. No, non può morire di fame il sim. Com'è possibile? Allora, vediamo un po'. Allora, adesso vado a cercarmi un codice per farlo morire, visto che qua non succede assolutamente nulla. Allora, vediamo se riesco a trovare qualcosa.
Non mi ricordo qual è il tasto per attivare il cheat. Allora, un secondo, che forse ce la facciamo. Se mi dite cortesemente qual è il tasto per attivare cheat, è Ctrl C, mi fa, no, Ctrl qualcosa, non me lo ricordo. Ok. Ctrl Shift C era. Ok. Non funziona. Allora, intanto abilitiamo i cheat, quindi testing cheats true, vediamo se va. Ok, poi death.toggle. Ok, ora dovrebbe morire. Ctrl Shift C. Forse. È incredibile, per farlo morire ci vuole... No. Vediamo. Fire.kill. Non funziona. I cheat non funzionano, forse devo inserire un altro automation testing cheats. Niente ragazzi, non riesco a ucciderlo, mi spiace. Cioè, le ho provate tutte. Dai mofo dai. Proviamo dai mofo dai. Non funziona. Oh, yeah. Wow. La fame è scesa tanto, sì, perché ho attivato la morte, però comunque bisogna aspettare. E io ragazzi devo veramente andare, altrimenti perdo l'aereo. Quindi vediamo, aspetto ancora 2 minuti e poi stacco. Davvero. Ci siamo quasi. Aspetterete la morte di Fire Dragon? Tutti, peraltro sto vedendo che siete tipo 415 persone a vedere la Fire Dragon che muore in The Sims. Siete malati di mente tutti quanti. Vergogna. Ma un po' ci sto tenendo anch'io, a vedere questa cosa. Ma la domanda è, riuscirò in un'ora ad arrivare a Malpensa? Questa è la vera domanda del live di oggi. Fortunatamente sto solo un giorno, quindi non devo fare la valigia.
No, non voglio rischiare di allontanarmi dal gioco per non vederlo. Ho provato ad accendere il fuoco, ragazzi, ma non funziona il cheat. Comunque ci siamo quasi, eh. Ci siamo quasi. Secondo me tra un minutino ci darà soddisfazione. Forse. Forse. E muori, Cribbio. Morte, farfame fra 6 ore. Fantastico, perfetto. Allora sono tipo 2 minuti. Un'ora. 5 ore mancano. 5, quindi possiamo fare il conto alla rovescia, ragazzi. Quattro. Quattro. Tre. Intanto chiudiamo il cheat. Due. Questa non me la perdo assolutamente. Uno. E ci siamo, ragazzi, ci siamo. Vediamo, arriva o non arriva la morte? Speriamo ci dia soddisfazioni. Veramente. Eccolo, si è svegliato. Attenzione. Attenzione. È morto di fame. Morte, dove sei? Eccola. No. Era pregianza. Ho scambiato pregianza per la morte. Eccola qua. Grandissimo. Diamo l'estrema unzione al nostro amico Tommaso. Vedete che la morte si è evoluta. Ha un iPad adesso. Che bel momento. Facciamo un primo piano della morte. Ciao morte. Ottimo. Abbassiamoci un po', vediamo se riesco a abbassare. Eccolo qua. Molto bene, ragazzi, è finita così. Ci dona a noi la pace. Quindi, ragazzi, sì, screen ne ho fatti a iosa, non vi preoccupate. Vediamo. Eccolo! Ed è diventata l'urna di Fires che sposteremo a monito del ricordo del nostro amico sul caminetto. Così abbiamo anche fatto un po' di arredamento. Bene, ragazzi, io chiudo qui. Spero che vi sia piaciuto vedere morire diretta Tommaso. Mentre nel frattempo si è anche rotto il water. E la morte pensa a pregianza. Caro pregianza, anche tu hai le ore contate. Il colesterolo ti ucciderà. Detto questo, ci vediamo quando è la prossima settimana, perché io non ci sarò fino a lunedì. E vi lascio con Pregianza che domani farà il live su Naruto, mentre domenica sera torneremo con Destiny insieme al nostro Xander, quindi insomma ci sarà la possibilità di giocare tutti assieme a Destiny per chi vorrà. Quindi chiudo qui, corro a prendere l'aereo. Ci si vede, spero anche di riuscire a registrare il WhatsApp da Londra, anche se sarà abbastanza dura, ma farò del mio meglio. Quindi buon fine settimana, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao!